Senta, che cosa ha rappresentato per lei Silvano? Riesce a dirselo? Ha rappresentato la trasgressione. Era lei, era. Semeraro, un corpo senza vita, riverso tra una montagna di rifiuti in una discarica abusiva di Carcolle. Stretto attorno al collo, il foulard blu di Balenciaga con il quale è stato strangolato. La mattina del 26 aprile del 90, la scoperta del cadavere. Poche ore dopo, l'arresto dei presunti assassini. Sono Armando Lovaglio e la fidanzata, due ragazzi poco più che ventenni, che confessano quasi subito le rispettive responsabilità. Sono stato io, ammette Armando. Ho ucciso un verme che ora non farà più del male a nessuno. Ma dalla confessione dei due giovani si delinea una vicenda che i giornali dipingono subito a tinte forti, con ingredienti tipici da Gran Guignol: sesso, ricatti, droga, violenza. All'interno di un gioco perverso che non poteva che concludersi in tragedia. I protagonisti del singolare triangolo riempiono le pagine di cronaca dei quotidiani. Domenico Semeraro, 44 anni, 1 metro e 30 di statura e per questo chiamato il nano di Termini. Ex professore di applicazioni tecniche e imbalsamatore di animali nel suo studio di Castro Pretorio, che viene presentato come la piccola bottega degli orrori. Armando Lovaglio, 16 anni, una bellezza definita da leggenda greca. Per Semeraro è una passione divorante. Ma le cose si complicano con l'entrata in scena di una giovane donna. Da quel momento, nel singolare triangolo, passioni e gelosie si intrecciano fino alla notte della tragedia. Domenico Semeraro? Era l'86, durante l'estate. Lei quanti anni aveva? 16.
E Semeraro? 40. E come l'ha conosciuto? Dovevo andare, volevo lavorare perché io andavo a scuola e quindi ho letto degli annunci economici sul giornale, mi è capitato di leggere anche il suo. Ma soprattutto perché voleva lavorare lei? Studiava? Perché? Perché dovevo comprarmi la motocicletta, volevo la moto e quindi i miei non me l'avrebbero fatta e avevo deciso di farmela per conto mio, insomma. Era proprio così importante questa moto? Importantissima. Senta una cosa, su quale giornale era questo annunzio? Sul Messaggero. Ma Messaggero, no? Se lo ricorda il testo di questo annuncio, no? No, non lo ricordo. E allora glielo ricordo io. Volti nuovi, impresa manageriale, cerca persone ambo sessi per inserire nell'ambito dello spettacolo e sponsorizza prove complessi a giovani cantanti per colloquio ed eventuale provino telefonare al numero, eccetera, ditta Igor Taxodermist. La mia roba era molto più informale, insomma, segretario, sì, tutto fare. Tutto fare, ma per che mestiere? Che mestiere faceva? Lui era imbalsamatore. Imbalsamatore? Sì, di animali. Senta, lei dove l'ha conosciuto? Lei ha risposto a questa inserzione? Nel suo ufficio, casa ufficio, insomma. Casa ufficio. Sì. E me la descrive questa casa, questo laboratorio? L'ufficio era normale, l'appartamento insomma era tutto a misura, insomma lui era bassino, quindi era tutto a misura. In effetti io l'ho chiesto dell'appartamento, però... Prima dell'appartamento sostanzialmente mi interessa com'era questo signore. Lui era basso, era... Basso quanto? Basso basso. Basso basso, basso sì, come? Era alto 1,30 m, insomma. Quindi era... Nano. Era un nano. Sì, però non un nano come gli altri, cioè come siamo abituati a vederli. Era un uomo in miniatura, ecco. Ma il tipo di lavoro che lei doveva svolgere è stato definito oppure no? Una cosa vaga? Sì, sempre sì, mi aveva chiesto se ero disposto a viaggiare perché c'era anche un laboratorio nelle Puglie, quindi ho accettato chiedendo ai miei sempre. Ecco, ma appunto lei mi diceva ai miei, perché lei aveva 16 anni, ha detto, sì. Quindi era minorenne, quindi i suoi anzitutto erano d'accordo che lei lavorasse, sì? Sì, aveva impressione anche per loro, fu abbastanza positiva. Perché quindi... si sono conosciuti? Sì, sì. Come è stata? Allora mia madre mi ha accompagnato il giorno dopo... a quello che mi ero presentato io e niente, hanno parlato del lavoro, di cose in genere, poi hanno scoperto che erano stati che avevano lavorato nello stesso posto, insomma, quindi hanno dato una simpatia così. E quindi lei l'ha accolto bene, insomma, ne ha riportato una buona impressione, sì, sostanzialmente. Sì. E lui era bravo, mi pare un po' delle sue capacità, delle capacità di Semeraro, di imbalsamare, era bravo, aveva molti clienti. Era bravo e poi c'aveva la caratteristica, cioè lui aveva le mani piccole, quindi i lavori di precisione, ecco, gli venivano particolarmente bene, era uno dei più bravi, insomma. Ma le aveva insegnato qualcosa del mestiere, le aveva insegnato. Senta, perché ha scelto questo mestiere, secondo lei, Semeraro? Di fare questo mestiere strano, singolare. Sostanzialmente perché preferiva gli animali agli uomini. Perché gli uomini che cosa le avevano fatto? Le avevano fatto insomma. Beh, lui avendoci questo tipo di realtà, no? Realtà fisica. Sì, realtà fisica, certo. Si sentiva non a disagio, però insomma diverso, ecco. E anche se non lo dimostrava, ne soffriva, insomma. Senta, lei stava volentieri con questo signore, quindi, da quello che le sento dire... Sì, stavo bene perché io avevo 16 anni e non conoscevo tante cose. Lui al contrario conosceva tutte, sapeva tutto di tutto, poi tra l'altro. Anche magari non... Se avessi approfondito di più, magari era solo apparenza, però insomma... E questa cosa l'affascinava? Sì, sì. Era un'atmosfera diversa,
Cosa vuol dire? Lei mi dice diversa, ma diversa cosa? Diversa, no, da diversa cosa? In meglio, diversa in meglio. Diversa da cosa, che... rapporto a cosa? Ma alle persone che frequentava lei, alle... Sì, ai suoi, certo, amici ragazzi, ecco, per esempio lei frequentava, cioè, molto di ragazzi. Non avevo un amico grande, ecco, un amico che potesse dirmi... Cioè anche il fatto che avesse diverse esperienze anche particolari. Che esperienze particolari? Aveva fatto del cinema, poi c'era un sacco di riviste perché lui era professore, quindi andavo sui giornali perché era il professore del Basso d'Italia, tutte queste cose qua, quindi insomma anche delle cose simpatiche. Insomma, queste cose lo rendevano affascinante. Non era nella norma. Però quindi lei era affascinato da Semeraro, però anche Semeraro era stato subito letteralmente ammaliato da lei. Tant'è che io le voglio leggere due righe dal diario di Semeraro, un diario in cui in sostanza si parla solo di lei. Nessuno come lui ha mai posseduto tanto fascino e malia, occhi grandiosi, luminosi, con ciglia superlunghe, labbra piccole e rose, un volto da leggenda mitica. Ma queste cose così lusinghiere, Semeraro le diceva anche a lei oppure le affidava solo al diario? No, vabbè... Beh, certo, in questi termini no, perché insomma... Però, ecco, magari quando c'erano delle ragazze insieme a noi, ecco... Mi sponsorizzava, ecco, di fronte a loro tutte queste cose. Perché c'erano delle ragazze insieme a noi, qualche volta? Beh, innanzitutto capitava quando andavamo in giro, insomma, per... anche con dei clienti, con me. E poi ecco, era un tipo che aveva la parlantina facile, quindi riusciva a parlare senza difficoltà con le ragazze, così. Poi ecco, era un tipo di situazione che a lui piaceva, quindi vabbè. Perché gli piaceva questa situazione? Che vuol dire? Perché piaceva, lui amava le figure belle, ecco, quindi... Gioiva nel vedere. E quindi lei. Nelle presenze. È bello, quindi gli piaceva. Senta, continuando con questo diario, Semeraro, subito dopo averla conosciuta, annota, quindi continuando col diario, subito dopo averla conosciuta, cioè diciamo dopo un paio di settimane, Semeraro ha annotato: quella sua simpatia mi portò al libero convincimento di comprargli la motocicletta che tanto sognava. Quindi Semeraro, poco dopo averla conosciuta, le ha regalato questa motocicletta, così? Quanto costava questa motocicletta? Costava sui 3 milioni. Se lo ricorda sicuramente? Se io le dico che costava 4 milioni e mezzo, forse... Sì, vabbè, preciso, no, io ero partito... No, la motocicletta costava, sì... Costava 3 milioni, poi vabbè, abbiamo preso tutti gli optional possibili. So, perché... Siamo arrivati a 4 milioni e mezzo. Sì. Senta, ma i suoi genitori lo sapevano di questo regalo così importante? Sì, non è mai stato un mistero, anche perché lui aveva detto che la doveva comprare per la ditta, quindi... Senta, Armando, lei era giovanissima, aveva 16 anni, però a Babbo Natale diciamo che non ci credeva, insomma, già più. Ecco. Ma non ha pensato che Semeraro, nel farle tutti questi regali con questa generosità, avesse dei secondi figli, no? Parliamoci chiaro, 4 milioni e mezzo non sono bruscolini, sincero. Beh sì, se devo dire adesso come adesso, alla luce di oggi sì. No, alla luce di ieri. Alla luce di ieri sì, potevo intuire. Senti, a proposito di verità legate a Semeraro, dopo pochi mesi che è iniziato questo rapporto, mi pare quasi subito, siete andati poi a Ostuni. Lei mi ha detto che era previsto questo fatto di questo, di andare, di seguirlo. Sì, lui me lo disse all'inizio. Ostuni sarebbe questo, dove lui aveva una casa. Sì. E quanti giorni siete stati? No, quel giorno, quella volta siamo stati 3-4 giorni. Questa prima volta cosa è successo? Niente di particolare che lei ricordi? No. Poi c'è stata una seconda volta, subito. Sì, poi, dopo. Sì, ed eravate, mi pare. Con lei c'erano anche degli altri ragazzi, sì. Risulta agli atti del processo. Sì, poi era il periodo delle vacanze, quindi lui ha detto, vabbè, tu, dato che studi una località... Chi c'era con voi, se lo ricorda lei? Sì, c'erano due miei amici del bar, insomma.
Due amici del? Del bar. Del bar, sì. Del bar sotto casa. E poi? Sì, abbiamo il quartiere, quindi. Poi c'era anche un altro ragazzo che io leggo, ho letto, lui chiamava il Sorcio. Ma chi era questo Sorcio? Era quello che mi aveva preceduto, diciamo. E che continuava però a fare parte un po', sì, della comitiva. Sì. E perché lo chiamavi il Sorcio, scusi? Perché c'aveva i denti un po' sporgenti. Senta, noi parlavamo di inserzioni. Ecco, ma questo fatto che Semeraro si circondasse unicamente di ragazzini, non le è sembrato un po' strano? Beh, lui lo spiegava molto bene questo fatto qui. Come? Diceva che attraverso le persone giovani c'era un'integrazione tra i due, nel senso che lui offriva la sua saggezza, la sua esperienza, e in cambio riceveva la spontaneità, la vivacità, insomma. Ma lei lo ha capito da solo che era omosessuale, o in qualche modo gliel'ha fatto capire Semeraro, gliel'ha detto? No? Come è stato? No, vabbè, si è svelato piano piano. Senti, Armando, vorrei ritornare un momento a questo soggiorno a Ostuni. È successo qualcosa di speciale in questo soggiorno, lei lo ricorda? Durante le vacanze, insomma. Durante questo soggiorno a Ostuni, sì. Durante queste vacanze, ricorda qualcosa di particolare? Beh, ci sono tante cose che sono successe. È successo che mi ha fatto conoscere una ragazza che... È successo prima un'altra cosa, intendiamoci, forse io le seleziono i ricordi. È successo che, una cosa un po' inquietante, che durante questo soggiorno, intendo il soggiorno in cui era lei con altri ragazzi, ecco, Semeraro vi ha preparato una strana bevanda un po' misteriosa, fatta con delle erbe mischiate alla Coca-Cola, una bevanda che poi voi avete chiamato mescalina. Se la ricordo? Ma era una droga questa mescalina? Sì, perché io non ricordo quello che è successo quella notte, cioè, lo documentano le fotografie che ha fatto lui con un altro ragazzo che aveva tenuto lucido per controllarci, perché, insomma... E voi avete proprio perso così il senso delle cose, eravate stonati sostanzialmente. Sì, era un po' approssimativi, mi piace. Senta, ma ecco, questa mescalina, chiamiamola così, l'ha presa anche Semeraro o l'avete presa solo voi? No, solo voi ragazzi. Lui non prendeva. No. Ma è stato in questa occasione che lui ha avuto, per la prima volta, tentato di avere un rapporto fisico con lei? Io ho le carte del processo in mano. Lei ha detto che lui ha tentato subito, il giorno dopo, con lei. Non proprio il giorno dopo, sì, qualche giorno dopo, però vabbè, poi... Insomma, l'ho rifiutato e lui non ha continuato. Ecco, poi ho chiesto spiegazione a quel ragazzo che dicevamo prima, il quale ha negato spudoratamente tutto. Spudoratamente. Invece lei non nega spudoratamente, perché è una persona intelligente. Poi sa che ci sono realtà che restano, che non devono andare a disagio, perché restano circoscritte nel loro momento. Insomma, poi sono alle spalle, quindi non... Senta, dopo questo soggiorno a Ostuni, un po' soggiorno, chiamiamolo movimentato, lei avrebbe dovuto sostanzialmente interrompere questo rapporto di lavoro, perché il rapporto mi sembra abbastanza legato all'estate, invece ha continuato a frequentare, a andare da Semeraro. Perché? Innanzitutto perché c'erano tante opportunità. Sì, innanzitutto perché, ecco, era rimasto quel tipo di amicizia simpatica, ecco, gradevole, e poi perché c'erano diverse possibilità per far soldi, insomma, perché c'era tante idee per la testa. Che vuol dire? Mi spieghi meglio. Beh, lui era un tipo molto esplosivo intellettualmente, e quindi sfruttava questa sua capacità anche per trarne beneficio, anche economico. Cioè, non capisco, continua a non capire. C'aveva degli affari al limite della legge che consentivano di avere entrate facili. Lei come lo giudicava, Semeraro, per questi affari così un po'... Più intelligente degli altri, sicuramente. Più intelligente degli altri.
Mi pare che anche lei ha avuto in qualche modo, proprio direttamente, a beneficare, essere beneficato da questo tipo di affari per un fatto che riguarda una motocicletta, mi sbaglio? Sì, sì. Cioè? Me lo racconta, se lo ricorda? Vabbè, non è solo quella motocicletta, c'è cioè diverse altre cose. Ma si è rotta questa motocicletta? Sì, vabbè, poi... Si è rotta, poi? Beh, feci un incidente con questa motocicletta. E niente, lui tramite le sue conoscenze, i suoi giri, insomma, fece risultare che era un fin di vita, insomma, e quindi prendemmo diversi soldi dall'assicurazione per questo. E quindi sì, abbiamo comprato un'altra motocicletta, più grossa. Lire? 15 milioni? No, 7, 7 e mezzo. Questa motocicletta, sì. Ma più bella. Sì. Beh, insomma, senta, diciamo che il vostro rapporto da un lavoretto di poche lire, in effetti, poi in brevissimo tempo, così si è sviluppato in termini clamorosi, perché lei ha avuto la prima motocicletta, la seconda motocicletta, poi risulta che successivamente Semeraro le abbia intestato un'assicurazione sulla vita, poi lei mi corregge se non è giusto, le ha dato la firma sulla carta di credito, poi le comprava i vestiti, le dava in uso le automobili, insomma era il paese dei balocchi. Non è così? Ma era questo, era per questo che lei dica diventava Semeraro, perché lui la viziava e le dava tutto quello che comprensibilmente i suoi genitori non le davano. Al di là del fascino, sì. Adesso, giudicando adesso, sì, sicuramente. Ma pure prima, anche se avessi dovuto fermarmi un attimino prima a pensarlo, sì. Cosa che non ho fatto. Quindi lei non pensava sul momento che lui fosse così, che Semeraro fosse così generoso per tenerla legata a sé? No, io non pensavo in genere, ecco, poi... Non pensavo in genere? E nessuno riusciva a farla pensare? C'erano delle difficoltà, ecco. Devo dirle che al di là di tutte queste così beneficenze che Semeraro le faceva, c'era anche un altro argomento abbastanza determinante col quale Semeraro la teneva legata. Un po' anche inquietante come argomento è la droga, insomma. Vero? Lei aveva fatto uso di droga prima di conoscere Semeraro o è stato lui a insegnarle l'uso della droga? Sì, diciamo il periodo è stato quello. Cioè prima non aveva fatto uso di droga? Sì, qualcosina. Sì, cose normali che si fanno a 16 anni, ecco, con spinello, sì. Però... La droga, la vera droga sostanzialmente gliela, così, gliela procurata, gliela insegnata, lo ha indotto Semeraro? Sì. Che tipo di droga era? Vabbè, lui aveva queste amicizie particolari anche nell'ambiente, negli ambienti malavitosi, eccetera, però insomma non abituale, insomma, e quindi avvenne che un giorno mi portò nella casa di un suo amico, questo faceva uso di droghe, di eroina, e gli chiese insomma se me la faceva provare. È stato Semeraro a chiedere a questo amico? Sì. E allora? Niente, io non ci ho pensato come al solito l'ho fatto. Ed è stata la prima volta che lei ha preso eroina? Sì. Dopodiché ha continuato a procurargliela? Sì, vabbè, non sempre, però ogni tanto la portava, sì. Come la assumeva lei l'eroina? La sniffava, ecco. La sniffava. Quindi era lui che gliela procurava materialmente? Sì, perché anche non avrei avuto nemmeno le conoscenze per prenderla, perché... Poi insomma non l'avrei fatto, penso. Dopo quella volta, insomma, lei ha continuato. Ma ecco, lei pensava a se stesso come un tossicodipendente? Lei era. No. E poi non ha mai avuto una crisi di astinenza lei, quindi, no. Quindi riusciva a controllarlo da questo punto di vista. Sì, anche perché sì, non era una cosa per la quale. Però ne prendeva parecchia di eroina. Ultimamente sì, perché però beh, è stato un cioè periodo breve, periodo, sì, intendo. L'ultimo periodo. Senta, al di là di questo fatto grave, oltre che inquietante,
Dopo averla assunta, Semeraro ha continuato, risulta questo chiaramente, a mettere annunci sui giornali, su Porta Portese in particolare, per reclutare giovani con offerte di lavoro. Ma perché lo faceva, scusi? Non le bastava lei? Beh, lui amava circondarsi di giovani, quindi più ce n'erano meglio era. O almeno lì poteva fare una cernita particolare. Ma cernita per che cosa, scusi? Circondarsi i giovani, che ne faceva di questi giovani? Beh, poi lui aveva detto che avrebbe assunto un'altra segretaria, quindi... Sì, vabbè, restiamo su questo fatto. Amava circondarsi di giovani, insomma, c'era lei, però ne voleva altri. Sì, sì. Sì, magari, ecco, voleva essere sicuro di poterne avere altri. Ma questi ragazzi poi frequentavano casa, venivano, insomma, che uso ne faceva, detto brutalmente? Beh, con quelli che gradiva, con quelli che lui sceglieva, insomma, li trattava bene, abbastanza bene, nel senso che si vedevano i guadagni, nel senso che... Come si riguadagnavano questi soldi, questi ragazzi? Nello stesso modo mi riguadagnavo io, più o meno. Certo, io avevo un rapporto privilegiato, diciamo, però... Ma era molto interessato al sesso, Semeraro? Sì, la sua era una... No, più che interessato al sesso, interessato alla bellezza. Proprio sembrerà strano, però proprio, cioè lui sì, anche, però cioè il sesso, la bellezza in funzione del sesso o la sì, bellezza? Sicuramente, però la bellezza in genere. Senta, ma ecco, lei, la bellezza, ma le donne che posto avevano nella vita di Semeraro? No, le donne, ma le piacevano le donne? Sì, sì, ci andava con le donne? Sì. Lui amava guardare, sì. Guardare. Ma le fate questa domanda perché a un certo punto del suo rapporto con Semeraro, esattamente l'estate successiva alla sua assunzione, è entrata in scena per la prima volta una ragazza. Ecco, di questa ragazza per me lei può non fare il nome, anche perché ormai è fuori da questa storia. E questa ragazza che poi diventa nel vostro rapporto, nel rapporto suo e di Semeraro e in tutta questa sua storia, diventa un elemento determinante. Ecco, come è stata, come è entrata questa ragazza, insomma, nella vostra vita? Sempre attraverso questo stratagemma delle assunzioni. Quindi sempre attraverso un'inserzione? Cioè, ma perché questa inserzione... Cosa recitava? Che cosa diceva? Cerca di segretaria. Ecco, quindi era diretta a una donna. Sì. E lui si è presentata questa ragazza. Ecco. E poi che è successo? L'ha assunta subito? Non subito, però insomma eravamo rimasti d'accordo. Che tipo era? Innanzitutto me la descrive un po' questa ragazza. Nei limiti del possibile. Era bionda. Era bella. Carina, sì. E poi era simpatica, ecco. Era... A lei è piaciuta subito? Sì, sì. Molto. Sì. Senta, questa ragazza che cosa sapeva, che cosa capiva del suo rapporto, del rapporto di lei, suo Armando, con Semeraro? Sicuramente lei era intelligente, cioè è intelligente. E quindi qualcosa aveva intuito, ma non nel senso magari classico che uno vorrebbe, aveva intuito che c'era un rapporto di confidenza diverso dal solito, ecco. Tra Semeraro e lei? Sì, cosa della quale se ne è resa conto subito, perché ecco, non c'era nessun problema a dirlo. E l'ha accettato questa ragazza? Pur di accettare me, ha accettato quello, sì. Senta, quando si è fidanzato con questa ragazza, lei l'ha fatta conoscere ai suoi genitori? Sì, dopo un po' sì. E i suoi genitori? Si è piaciuta? Così e così. Ci sono altre che avevano gradito di più. Senta, ma in questo, diciamo così, disposizione non completamente favorevole ai suoi genitori, non è che entrasse in qualche modo Semeraro? Sì, sì, certo. Certo, perché lui
ecco, non la dipingeva nel migliore dei modi di fronte ai miei. Perché? Beh, perché è chiaro, però... Perché era geloso? Sì. Quindi la metteva in cattiva luce. Ma sì, i suoi genitori poi le credevano a Semeraro? Sì, sì. A sì, quell'epoca fiducia, sì, ancora credevano. Però a un certo punto i suoi genitori hanno cominciato a capire che Semeraro non era la persona che loro credevano e che esercitava un'influenza negativa su di lei. Beh, hanno cercato di far finire questo rapporto, insomma. Cioè, che facevano? Cosa hanno fatto? Cioè, i suoi genitori, si è aperto un dissenso forte fra Semeraro e i suoi genitori e Semeraro, mettiamola così. Sì, sì. Sì, ecco, ci sono state delle incomprensioni, dei forti litigi, ecco. E lei? Però, lei invece da che parte propendeva? Io non volevo. Cioè, non volevo lasciare quel tipo di realtà perché era comoda. Nello stesso tempo non volevo che si danneggiasse troppo la mia famiglia, insomma volevo avere un piede in due scarpe senza riuscire a metterla nel nulla. Quindi insomma, un po' particolare la situazione. Quando è che lei poi proprio ha deciso di andare a vivere da Semeraro, se lo ricorda? Sì, durante uno dei periodi c'erano state queste incomprensioni. Ma lei gli voleva bene, Semeraro? Sì. Sì. Quindi, al di là di tutti i vizi che lui le dava e i capricci che le passava, lei gli voleva anche bene questo uomo. Sì. Sì, è dura, sì. Ma quindi lei praticamente viveva a casa di Semeraro? Sì, vabbè, un periodo, sostanzialmente sì. Praticamente ci stava, insomma, ci viveva. Ecco, ma la sua ragazza, per esempio, viveva anche lì oppure veniva, gravitava? Beh, sì, stava sempre, diciamo, per non perdermi, stava lì e stava sempre, era presente, insomma. Una specie di menage a tre. Sì. Senti, Armando, ma ecco, logicamente lei faceva l'amore con questa ragazza, aveva un rapporto normale, ecco, questi rapporti avvenivano a casa di Semeraro? Sì. E lei appunto al processo ha parlato di una sorta di partecipazione di Semeraro a questi rapporti, lei che cosa intendeva dire partecipazione? Mi piaceva voleva stare in mezzo, presente, anche se voleva vedere, ecco, voleva star lì, voleva godere delle bellezze altrui. Senta, e risulta che a lei e a questa ragazza Semeraro abbia anche scattato, all'interno di questo discorso che stiamo facendo, delle foto in momenti intimi. Che tipo di foto erano? Foto che ci ritroviamo in momenti intimi, ecco. Foto spinte? Sì. Lei se ne accorgeva quando lui le scattava? La cosa è andata in una maniera strana perché noi stavamo lì e per una cosa avevamo litigato e ce ne siamo andati. Aveva litigato? Chi aveva litigato? Questa ragazza con lui, per prendere parte a lei, e insomma lei se ne voleva andare e quindi io l'ho seguita. Siamo andati, insomma, stavamo tornando a Roma perché stavamo lì in Puglia, però ecco, non riuscivamo a fare lo stop, non riuscivamo, non c'avevamo i soldi e quindi alla fine siamo tornati
E niente, lui, per, dato che eravamo tutti un po' nervosi, ci ha dato delle, del Valium o qualcosa del genere per calmarci, insomma, così. E poi ecco, è successo che lei, ci siamo messi a fare l'amore e lui è venuto lì come altre volte aveva fatto, però vabbè, si è messo a scattare delle foto. All'inizio non ce ne eravamo accorti, quasi abbiamo capito, però non abbiamo lasciato fare, anche cioè, abbiamo ignorato più che altro, però vabbè, insomma, colpa nostra. Era un po' perversa come situazione. La vede così lei adesso? Certo. Cioè, una cosa che... una cosa particolare che difficilmente si ripetono. Cioè, cose, esperienze che capitano. Cioè, sì. Capitano, io dico. A me è capitato questo, altri potevano... è capitato qualcos'altro. Certo, deve superarle poi le cose. Comunque... lei comunque a quel punto era diventato l'oggetto del desiderio di due persone, insomma, non solo, ma era l'oggetto di una contesa amorosa, perché veniva tirato da una parte e dall'altra come un elastico strapazzato, insomma, questa ragazza lo tirava da una parte, Semerara lo tirava dall'altra, ma lei in effetti con chi voleva stare, scusi? Io lo stavo con tutte e due, ecco. Cioè, non mi volevo privare dei lati che, positivi che mi offriva uno e degli altri che mi offriva l'altro. Volevo prendere tutto. Ma sostanzialmente si ha l'impressione che lei facesse un po' il doppio gioco in quel periodo, eh? Perché poi, no? Con lui? Con tutte e due. Sì, perché... sì, me ne sono tirato diverse volte fuori, cioè... non mi ci sono mai mischiato molto. No, ma lei faceva il doppio gioco in questo senso, che lei da un lato prometteva a Semeraro che non avrebbe più rivisto la ragazza, dall'altro lato prometteva a questa ragazza che si sarebbe staccato da Semeraro. E poi effettivamente ero sincero in tutti e due i casi, questo è il dramma. Era sincero. Era tremendo. Sì, perché non riuscivo a averci una capacità mia di volere, cioè niente spina dorsale, niente. Senta, tornando a questo rapporto con questa ragazza, a un certo punto, e con Semeraro, a un certo punto questo rapporto si sbilancia fortemente a favore della ragazza, perché succede una cosa molto importante. Nasce mia figlia. Comunque, intanto questa ragazza aspetta un bambino. Ed è una cosa che lei accetta con gioia, con favore. Sì, sì. Certo, non era programmato, però una volta che... niente, abbiamo accettato. E Semeraro come l'ha accettato? Ma ha fatto finta di accettarla bene, ecco. Senta, ma questo risulta dai verbali, quindi non le chiedo neanche se è vero. Semeraro a un certo punto ha cercato di fare credere a tutti, compresi i suoi genitori, che questo bambino potesse essere suo. Perché questo? Come ha potuto? Beh, in quel caso avrebbe sicuramente screditato lei, me l'avrebbe fatta, insomma, apparire diversa, o perlomeno non me l'avrebbe fatta accettare come invece era. E quindi sì, ha fatto questo seguito di affermazione. Cioè, è vero questo? Che lui ha fatto l'affermazione, sì. E lei non ha reagito male? Era una cosa molto offensiva? Lei, Armando, non ha reagito male? Sì, però come facevo? Io ero convinto del contrario sicuramente, però quando una persona mette un dubbio, quando dall'altra parte non c'è un riscontro, perlomeno c'era questo tipo di gioco che non si riusciva mai a sapere la verità da quale parte venisse. Quindi, sì, sapevo che non era possibile sicuramente, o perlomeno che era una cosa che lei non avrebbe fatto, ecco. Però ogni tanto, ecco, questi dubbi insinuati, sì, funzionavano. Il dubbio è venuto, cioè magari non fortemente, però... però ogni tanto sì. Il dubbio è una cosa strana, sì. Perché non è una certezza, però sta lì, sta. Sì,
poi diciamo che Semeraro aveva un suo modo per insinuare i dubbi. Sì, sicuramente c'era una particolare abilità. Questo dominio su di lei, che, per cui... Senti una cosa, torniamo alla bambina. Ecco, allora, nasce questa bambina, ecco. Ma la nascita di questa bambina cambia qualche cosa nella sua vita, ma soprattutto nel suo rapporto con Semeraro? Sì, sì. Sì, perché già mentre lei cominciava a crescere il pancione, siamo andati a abitare da soli, quindi ecco, è cambiato qualcosa sicuramente. La sera, il pomeriggio stavo con lei, la sera con lei, cioè insomma stavo... E Semeraro? E Semeraro stavo da solo. Ah, tutto contento? Sì, insomma. Ci vediamo solo la mattina per il lavoro. Ma questa cosa non aveva così fortemente turbato Semeraro? Sì, certo, perché si erano interrotti tutti quei rapporti tra noi tre, ecco. Io le voglio leggere il brano di una lettera che le ha scritto Semeraro a proposito della sua scelta di organizzarsi una famiglia. Se rimani lì col far da uomo di casa, anche se riesci a trovare un lavoro da proletario, in questa società non vali niente. Con 1 milione al mese per 10 ore di lavoro per mantenere 3 teste, non ti potrai permettere nemmeno una canna. Diventerai brutto, secco, emaciato, senza quella bella luce negli occhi che illumina la mia casa. Mentre il tuo futuro è di gioire, sorridere con tutti, salutare da una potente moto con un giubbotto di pelle ultimo grido, avere una donna da dominare da dominator. Se vuoi aiutare la tua presunta figlia, lo puoi fare anche dall'esterno, senza il bisogno di fare lo schiavo nelle mani della maga Circe. Vuoi sapere di questo brano? Sì? No? Non l'ha mai letto. Ma questa è una lettera che lui le ha scritta, non se lo ricorda? Oltre a esserci nel suo diario, questa è una lettera che lui le ha scritto, non se la ricorda? Sì, me l'ha scritta una, ma non era questa. Comunque questa risulta, e la dice anche lunga, diciamo così, su questo tormento di Semeraro. Ma lei si lasciava convincere, ecco, da tutte queste affermazioni che faceva Semeraro, cioè tu devi essere libero a dominare le donne da dominerto, ad avere il giubbotto, avere lo stivaletto, avere la moto. Si lasciava convincere lei da queste cose? Certo. Sì, ero d'accordo in definitiva. Però non riuscivo a non stare con questa ragazza, ecco. Cioè avrei voluto continuare. Quindi lei era d'accordo, scusi? Era d'accordo? Sì, in definitiva sì, perché era questo il modo mio di vivere. Non è che era cambiato il fatto, erano cambiate le abitudini, erano cambiate però la voglia di... di esserci in maniera diversa, ecco, non come gli altri, di non dover essere costretto, ecco, a lavorare per 1 milione al mese. Insomma, lui gliel'aveva iniettato questo virus. Sì, certo. Quindi, ecco, tutte queste affermazioni su di lei lavoravano, insomma, devi fare questo, devi agire in modo spregiudicato, lo stivaletto, insomma, andava, funzionava su di lei. Sì, ce l'aveva presa, sì. Ce l'aveva presa. Comunque, dopo questa lettera che lei non ricorda, ma che io le posso garantire perché agli atti del processo che Semeraro le ha scritto, lei ha promesso a Semeraro che non avrebbe più rivisto la madre di sua figlia. Ma perché gliel'ha fatta questa promessa? Non dico che è stata estorta, però mi ha portato a convincermi che era giusto dire così, ecco. Cioè, in quel momento era giusto dire quello. Ma con gli argomenti della moto, della... No, con i suoi argomenti. Da dominator, della dominator, oppure con che argomenti? Insomma, con la droga, con quali argomenti? Con i soldi che le dava, con quali argomenti lei? Con tutto l'insieme di argomenti, cioè non era una cosa specifica, erano tante cose, tante situazioni
distinte, nello stesso tempo diverse, numerose, e tutte ammalianti, tutte belle. Quindi Armando, lei ha detto al processo che Semeraro ricattava sia lei che la sua ragazza con le foto audaci che vi aveva fatto. Ma lui che uso voleva fare di queste foto? Perché eravate così spaventati di queste foto? Vabbè, perché noi... Vabbè, perché diceva di dirlo al padre di lei. Beh, insomma, cose antipatiche. Diceva che l'avrebbe attaccata a scuola. Beh, il fatto non erano solo le foto, era... Anche perché durante quelle foto lei mi aveva vestito, cioè mi aveva messo, mi aveva truccato, insomma, così giocando. Cioè la sua ragazza aveva, la mia ragazza, aveva truccato lei. E quindi erano quelle... Cioè lei era vestito da donna? No, vestito da donna, truccato, insomma. Così. E poi spogliato? Non era. Sì, stavo, insomma, non molto coperto. Non molto coperto. Cose essenziali, sì. E niente, minacciava di... E quindi lui minacciava di fare uso soprattutto anche di queste foto in cui... Sì, sì, lui lei... cercava di ferirmi, no? In cui lei appariva così, in una dimensione, sì, insomma, un po' omosessuale, diciamo, per questo. Certo. E lui la ricattava con questi. Mm-hmm. E quindi siamo arrivati al 25 aprile del 1990, cioè che è una giornata fatale per tutti. Lei con chi la passa questa giornata? Se lo ricorda? Ah sì, la passo... Il giorno prima l'avevo passato con questa ragazza. Il giorno dopo l'ho passato a casa sua, a casa di lui. Di Semeraro? Sì. Poi sono tornato a casa a mangiare e poi sono tornato da lui. Lei va a casa di Semeraro e che succede a casa di Semeraro? Succede che lui mi rimprovera per il fatto che io ho rivisto questa ragazza, perché gli avevo promesso non l'avrei fatto, tutte queste cose qua. Esige un chiarimento, tutto quanto. Io dico che, insomma, la situazione è precipitata, tutte le cose. E niente, alla fine la discussione procede fino a... Non è che procede... Poi porto sul motorino perché lui ce n'aveva un altro, c'era una marmitta diversa, mi mette a montare il motorino, quindi neanche io sto appresso. E lui nel frattempo chiama questa ragazza, la fa venire a casa. Che ora era? Vogliamo dare un... Era tardi, erano le 3 del mattino. Le 3 di mattina? Sì, era tardi. Niente. Chiama, quindi lei stava aggiustando il motorino? Io stavo aggiustando il motorino da una parte e lui ha chiamato questa ragazza. Perché l'ha chiamata? Per chiarire la situazione, perché si vede che voleva mettere... Alle 3 di notte voleva chiarire la situazione. Sì. Senta, lei aveva assunto droga? Una... Sì. Che cosa? Che droga? Era solita. Eroismo. Quindi lei era drogato? Sì. Allora, Semeraro telefona alla ragazza. Siamo alle 3 del mattino. Che succede? Beh, lei viene, prende un tassì, viene e nasce una discussione basata sui su insulti, su rinfacciamenti vari, tu hai fatto questo, tu quest'altro. Poi in presenza mia quello diceva una cosa, l'altro la negava e viceversa, quindi ho preferito anche andarmene. Poi sono tornato, insomma, la discussione non era finita, aveva preso una brutta piega. Niente, è successo che, insomma, è successo che c'ha avuto il suo culmine in quel gesto, insomma. Vorrei un momento rimettere a fuoco questo momento, che lo so che è un momento tremendo per lei, ma lei quella sera aveva promesso a Semeraro che sarebbe addirittura partito con lui, cioè aveva... Non gliel'avevo promesso, non avevo detto di no, ecco, però non avevo promesso niente. Ecco, qua non è vero? No, sì, lui me l'ha detto, non ho risposto perché io non intendevo andarci, però... Quindi questo chiarimento che Semeraro voleva avere con la ragazza... Alla fine era... nemmeno...
era per allontanarmi, per definire per sempre. Sì, però poi alla fine non si era risolto niente come al solito. Sì, ma... Sì, per allontanarci, certo. Esatto. A un certo punto mi pare che Semeraro abbia anche detto qualcosa di molto offensivo, al di là delle discussioni, qualcosa di molto offensivo nei confronti della ragazza. Sì, ha detto cose offensive nei riguardi di tutte e due. Infatti a quel punto avevo deciso di andarmene. A quel punto lui niente, si è messo davanti alla porta dicendo che non sarebbe passato nessuno, che dovevamo finire la discussione, eccetera, eccetera. A che ho preso e ho girato le spalle andando verso la cucina a prendere una bibita, insomma, così, ho fatto vabbè. Poi niente, lui mi si è avventato addosso e... Mi pare che la ragazza le abbia dato Sì, mi ha gridato di stare attento, mi si era scagliato addosso e... Vabbè, l'ho preso e gli ho stretto il collo col gomito e è morto. Ma lei voleva ucciderlo? Nel momento in cui l'ho fatto non riuscivo a... Cioè mi rendevo conto di quello che facevo ma non riuscivo a fermarmi, ecco. Perché? Perché poi a quel punto era esploso, cioè... Io penso che è stata l'unica volta in vita mia che mi si è arrabbiato veramente. Perché sono sempre stato un tipo calmo, cioè... Essenzialmente anche se litigando, cioè non ho mai perso la calma, quindi quella è stata l'unica volta che ho perso la calma e non sono riuscito a trattenermi, ecco. Poi che cosa ha fatto lei? Vabbè, poi ho avuto paura, ho cercato di... Ho pensato che la cosa migliore fosse prenderlo e buttarlo da qualche parte. La ragazza dov'era? La ragazza in quel momento era scappata perché era successo poche volte che gli mettevo le mani addosso, era successo solo una volta perché... Parla di Semeraro? Sì, di io con Semeraro. E quindi sapeva che se... Cioè sapeva, non so se... Si è spaventata, fatto sta, e quindi è scappata pur rimanendo fuori casa, insomma, vicino al portone. Poi io sono sceso, gli ho detto che l'avevo ucciso, lei si è spaventata. Poi niente, c'è stato il furgone parcheggiato davanti al portone, quindi ho preso il sacco, lei era rimasta... Che sacco? Ho preso un sacco, l'ho messo dentro un sacco della spazzatura. E l'ha infilato dentro? L'ha infilato. Poi cosa ha fatto? Ha pulito casa, non so, cosa è successo? Sì, ho preso le ciabatte che c'erano là, che lui stava in ciabatte, ho messo dentro il sacco e sono andato fuori Roma, insomma, senza meta, senza... Siete saliti su questo furgone? Sì, siamo saliti su questo furgone. Con questo macabro fardello. E siamo andati a gettare, insomma, il corpo da una parte. Siamo andati, insomma, io e lei era terrorizzata. Lei mi sta saltando un passaggio. Avete fatto prima un'altra cosa. Invece, prima di andare a gettare, come dice lei, avete fatto un'altra cosa. Avete telefonato? Ho telefonato, sì. Ai suoi genitori. Allora? Che cosa è successo? Chi ha telefonato? Ha telefonato lei. E ha detto? Ha detto che era successa questa cosa, che i suoi genitori? Che Semeraro era morto. Preoccupatissimo, insomma. Ma credo bene. E lei che cosa ha chiesto ai suoi genitori? Lei ha chiesto una cosa precisa ai suoi genitori? Sì, ho chiesto le chiavi della casa del paese, insomma, per buttarlo lì, insomma, volevo nascondere. E i suoi
Nascondere il corpo? Sì. Lì? Seppellirlo lì? Sì, almeno nei... Ai suoi genitori? Sì. E i genitori hanno detto di no, hanno detto di restare, ferma, parliamone. Però non gli ho dato ascolto e me ne sono andato. Ma lei... E l'ho lasciato un'altra parte. E l'ha lasciato da un'altra parte, dice l'hai lasciato. L'ha buttato dove? In una discarica. Non era una discarica, era un terreno. Mm. All'entrata di questo terreno c'era un po' di terra. L'ho messo là, dietro quel cumulo di terra. Sarà stato alto al massimo un metro. Ma dica la verità, Armando, quando così avete gettato questo poveretto, questo povero corpo in questa... così, questa discarica, in questo terreno, come dice lei, lei pensava di averla fatta franca, o no? Non ci pensavo. Non ci pensavo. No. Cosa le succedeva dentro in quel momento? Cercavo di convincermi che era stato giusto, che sarebbe dovuta finire così, ecco, che non c'era altra via per uscirne fuori. Dopo avere appunto gettato il corpo di Semeraro, voi siete tornati a casa, mi pare. Sì. A casa da chi? A casa mia. Dei suoi genitori? Genere, sì. E i suoi genitori intanto cosa avevano fatto? Ho avvertito la polizia che insomma è successa questa cosa, quindi sono venuti, meglio così alla fine. Come vi hanno trovato, se lo ricordo? Abbracciati. Che dormivate come due cuccioli, sì. Su un divano, è vero? Era la fine di un incubo? Sì. Quanto tempo è durata la sua storia con Semeraro? 4 anni. 4 anni. Senta, che cosa ha rappresentato per lei Semeraro? Riesce a dirselo? Ha rappresentato la trasgressione. Era lei, era. Ma lei pensa mai a Semeraro? Sì. Perché vede... Dopo tutto questo che ci siamo detti, si ha l'impressione che questo fantasma abiti ancora in lei, Fernando? Beh, sicuramente resterà la sua cicatrice, sicuramente. Resterà tutto quello che mi ha insegnato, sia in bene che in male. Spero solo in bene. No, a parte, sì. Cioè resterà, cioè sarà una cicatrice, resterà lì, la vedrò sempre, ecco. Magari bisognerà non guardarla troppo spesso. Armando, si può uccidere una persona con odio e continuare ad amarla? L'amore è un sentimento talmente forte come l'odio, che è difficile farlo svanire così, solo schioccando le dita. È un qualcosa che rimane l'odio e rimane l'amore. Sicuramente è così, la visione sarà più opaca sicuramente, però sono cose che restano. Se in una relazione ci stanno delle cose, quelle rimangono, cioè qualsiasi cosa succede. Ma a lei dispiace di averlo ucciso? Mi dispiace di aver commesso un omicidio. Non mi dispiace aver finito quel tipo di realtà, ecco. Senta, da quanto tempo è in prigione lei? Beh, ormai da quel famoso 25 aprile sono passati quasi 4 anni. Nel corso di un colloquio lei mi ha detto che vive il carcere con distacco. Ecco, che cosa ha inteso dire?
Io sono cosciente della situazione in cui mi trovo, però so anche che io sono nato libero e libero rimarrò, l'importante è esserlo dentro, poi omologarsi all'ambiente che ti sta intorno non è obbligatorio e quindi preferisco rimanere così, pensando diversamente. Infatti lei mi ha detto: io non sono un detenuto, quasi che esserlo sia una mentalità e non una condizione. Beh, che è una condizione sicuramente, però molto gioca anche il fatto. Certo, poi ho la fortuna di poterla fare in una maniera diversa la carcerazione, quindi. In che senso? Nel senso che le speranze non vengono tolte, quindi a volte anche quello che. Cioè il fatto di riuscire a vivere nonostante tutto il più normalmente possibile. Ecco, come passa la giornata in carcere lei? Beh, ecco, questo è un carcere che offre diverse possibilità e quindi c'è la biblioteca, c'è il campo da calcio, c'è la palestra. E in palestra lei ci va? Sì. Le piace, perché? Beh, perché innanzitutto il carcere, cioè nel carcere la vita è molto, scorre lentamente, i ritmi sono diversi e quindi bisogna un attimino non adagiarsi, ecco, almeno la penso così, e quindi già il tenersi in forma, il tenersi vivo è importante, ecco. Senta, Armando, progetti per il futuro? Com'è il futuro, anzitutto? È bello. È bello? Sì, sicuramente. Con che progetti dentro? I progetti ancora non sono chiari, però sicuramente saranno belli, saranno puliti, saranno progetti sereni, ecco. Quindi rispetto al ragazzo sbandato, a quel ragazzo, a quel famoso ragazzo, di cui abbiamo parlato, lei si sente completamente diverso da quel famoso ragazzo? Pur non rinnegandolo, sì. Si sente forte oggi? Pensa che non ricadrebbe negli stessi errori? No, adesso abbiamo metodi di misura diversi. Lei una volta ha detto che per diventare uomo bisogna passare per la galera, lo pensa ancora? L'ho detto perché non ero uomo, ecco, e quindi a me è servito farlo. Se non avessi avuto quel tipo di esperienza, se avessi fatto altre cose, se avessi maturato in maniera diversa, cioè, forse sarebbe stato diverso. Però sui sé e sui ma non si costruisce niente, quindi a me la galera ha aiutato, ma non per il comportamento che ho dovuto tenere, per il fatto che mi ha fatto riflettere, che mi ha fatto fermare, mi ha fatto fermare, ecco, mi ha fatto fare un attimo il punto della situazione.